Mario Galli, lei come la vede? E le chiedo anche di declinarmi dal suo punto di vista, dal punto di vista anche di un partito che non più tardi di una settimana fa ha firmato un manifesto per un'Europa sovranista, come interpreta quelle parole di Mario Draghi? Siamo tornati al centro dell'Europa. Secondo lei parlava solo sul terreno della competizione, del risultato sportivo? Sì, intanto mi tocca precisare quello che ho già fatto altre volte su questo manifesto che definite sovranista. In realtà è un manifesto che contiene una serie di principi che, voglio dire, dovrebbero essere dati per scontati in un'area, in un territorio continentale come quello europeo, occidentale, liberista, basata sulla libertà e rispetto dei diritti dei singoli cittadini e tutta una serie di altre cose ovvie, per cui non mi sento di definirlo un qualcosa di diverso da quello che la maggior parte della gente pensa o qualcosa di anti-europeo, anzi è un invito all'Europa ad essere qualcosa di, come dire, vicino a quello che pensano i cittadini e non qualcosa che manda in giro due personaggi di cui uno si siede e uno resta in piedi facendoci fare una figura barbina in tutto il resto del mondo. Detta questa cosa e tornando, diciamo, invece alla domanda principale, allora, indiscutibilmente una vittoria in una competizione così importante va al di là del significato sportivo, perché, come dire, nel marketing internazionale, proprio nella geopolitica complessiva, quando un paese, una comunità, una nazione riesce ad esprimere comunque risultati a così alto livello, è comunque un'indicazione nell'immaginario collettivo di un paese che ci sta dietro, capace di fare certe cose. Quindi in questo senso devo dire, riprendo quello che diceva Marcucci, questi non sono risultati che arrivano da soli, arrivano perché deve avere dei grandi campioni come abbiamo, forse meno celebrati di quanto meriterebbero rispetto ad altri più celebrati che forse lo meritano un po' meno, ma devo dire soprattutto un grande collettivo, e qui c'è dietro il lavoro dell'allenatore indiscutibilmente, che è stato capace in questi anni di creare il gruppo, ma significa anche lo staff medico, lo staff di preparazione atletica, tutti quelli che seguono la logistica, quelli che seguono l'immagine, quelli che seguono i media, quindi tutta una serie di organizzazioni che sono comunque, giriamola come vogliamo, espressione generica della capacità di un paese, certo, di esprimere queste cose. Un quindi grande risultato di una collettività è tutt'altro che trascurabile. Chiudo però velocemente dicendo che un giorno di festa ci sta e ci mancherebbe altro, credo che siamo stati tutti felicissimi del risultato, poi fatto soprattutto, diciamo, in quell'ambiente, sotto la pioggia, nello stadio degli avversari, diciamo pure con la spocchia degli avversari che si meritavano veramente il risultato finale. Ecco, però passato il momento del festeggiamento, che ripeto ci sta assolutamente, di quella squadra dobbiamo cogliere l'aspetto positivo, che è quello che ho appena detto. I risultati non arrivano per caso, e non è perché ogni tanto lo stellone italiano brilla dobbiamo vivere di luce riflessa. Adesso è il momento di lavorare, quindi abbiamo delle cose importanti da fare. Si è parlato prima della GNK, di cui riprenderemo immagino dopo, ecco, per cui c'è un problema industriale, è vero. Su tutte queste cose si deve avere la capacità di impostare l'organizzazione del paese. Ci andiamo subito, Dario Galli, perché